Hanno terrorizzato la Riviera, aggredendo e rapinando turisti e coetanei. 10 ragazzi, la maggior parte poco più che diciottenni, e almeno 4 minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Riccione per una serie di rapine commesse la scorsa estate. Gruppi di ragazzini che tra luglio e agosto si erano divertiti a terrorizzare alcuni coetanei, la maggior parte turisti, per le vie del centro della Perla Verde. Aggressioni, alcune anche con il coltello. Minacce, rapine di soldi, cellulari e persino di indumenti griffati. Non appartengono allo stesso gruppo, non hanno agito in accordo, ma secondo i carabinieri, i giovani denunciati, sia di origine italiana che non, residenti in provincia di Bologna, Milano, Varese e Foggia, sono l'espressione di un vero e proprio fenomeno delinquenziale. Tra gli episodi più gravi, quello dello scorso 5 luglio, quando un giovane modenese era stato avvicinato da alcuni coetanei mentre si trovava in spiaggia davanti a Piazzale Roma e poi minacciato con un coltello e costretto a consegnare 100 euro che aveva nel portafogli. Da quel fatto, i militari dell'arma hanno individuato alcuni ragazzini e ne hanno ricostruito gli spostamenti nelle vie del centro di Riccione, dove incuranti delle telecamere di sorveglianza avevano rapinato altri due coetanei di felpe e catenine. Ore e ore di filmati, visionati e analizzati nel dettaglio hanno permesso di individuare i responsabili e ricostruire i movimenti compiuti da alcuni componenti del gruppo anche nei giorni precedenti. È così che gli investigatori hanno scoperto altre rapine e aggressioni non denunciate dalle vittime per paura di ulteriori ritorsioni. I carabinieri hanno poi scoperto che i componenti della Baby Gang si davano appuntamento a Riccione, dove alloggiavano in residence, e alla sera aggredivano e derubavano turisti e coetanei. Messi a segno i vari colpi, si salutavano e quindi rientravano ognuno nelle loro città, facendo perdere le tracce velocemente.